Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Giuseppe Basini della Lega, per parlare con lui del fatto che molti considerano risolutivo della rottura del centro-sinistra con Calenda, che in queste ore ha le prese con la trattativa con Renzi. Allora, lei che valore ha dato a questo episodio delle trattative per la formazione delle coalizioni? E soprattutto pensa che questo sia un grande aiuto per un centrodestra che ormai è dato largamente favorito? Ma io credo che avrà un effetto molto piccolo, perché ci sono almeno tre motivi per questo. Il primo motivo è di carattere generale, ed è il più importante. Sia Renzi che Calenda sono in realtà due socialdemocratici, non sono per la società aperta nel senso liberale, cioè in fondo credono all'intermediazione dello Stato, credono che lo Stato debba essere in tutti gli angoli dell'economia. Il che è un'impostazione che può essere socialdemocratica, che è sicuramente un'evoluzione rispetto a quella socialcomunista del complesso della sinistra. Però non basta per dirci liberali. Se uno non crede che tanto più la presenza dello Stato è minimale, tanto più la società è aperta, tanto più l'economia può funzionare secondo gli schemi dell'economia di mercato, secondo la frase storica di Reagan, quando Reagan diceva: credevamo che lo Stato potesse risolvere i nostri problemi finché non abbiamo capito che il nostro problema era proprio lo Stato. Allora, questo è un punto di discrimine abbastanza importante, ma non solo rispetto a grandi presidenze come quelle di Reagan o della Thatcher, rispetto anche alla grande tradizione liberale italiana, che è una tradizione di destra, antidirigista e antistatalista. Questo è il primo punto, e sicuramente né Renzi né Calenda rispondono a questi canoni. Il secondo motivo è un motivo, direi, evidente, di politica. Ma insomma, Calenda è stato un deputato europeo del PD e un membro della direzione del PD. Renzi addirittura ne è stato il segretario. Ora, questa posizione rispetto a due gruppi che escludono a priori qualunque trattativa o incontro col centrodestra, con il che non si collocano al centro, si collocano al centro-sinistra, perché se tu escludi qualunque possibilità di alleanza col centrodestra, ma la lasci aperta col centro-sinistra, vabbè, insomma è chiaro che non sei un raggruppamento centrista, ma qualche cosa che guarda comunque sinistra. Il terzo punto è come l'hanno fatto: esitazioni, giri di valzer, patti appena sottoscritti, cancellati. Hanno reso evidente all'elettorato una cosa che per loro è forse più negativa delle altre addirittura, e cioè che è gente che ha un ego ipertrofico. Tanto Renzi che Calenda sono molto occupati di loro stessi, e l'errore che fanno è di farlo vedere in maniera trasparente. Quindi direi che per motivi di carattere generale e di valori, per motivi politici, di storia personale dei due, e infine per motivi insiti nella natura dei personaggi, credo che spostino poco, qualunque cosa facciano. Prenderanno qualche voto, ma soprattutto qualche voto di sinistra moderata, che si vergogna un po' della presenza di Fratoianni e cose del genere. Ma al di là di questo, no? Se consideriamo la vicenda dal punto di vista puramente utilitaristico, allora lei di fronte a un accordo di questo genere, avrebbe considerato conveniente rompere con Letta, considerando che certi treni passano soltanto una volta nella vita? Io credo che Renzi e Calenda in fondo abbiano un accordo con Letta. Avendo capito che in alleanza con Letta, con Fratoianni, con Zingaretti, con Gonfredo Bettini non erano affatto credibili, abbiano cercato, spostandosi apparentemente più lontano da Letta e dal PD, di poter raggranellare qualche voto di centrodestra per poi dopo portarlo a sinistra. Ma non credo che funzioni, non credo che funzioni, non avrebbe funzionato in nessun caso. Poi, dopo lo spettacolo un po' miserando di queste avanzate, ritirate, patti sottoscritti e poi annullati, ma insomma la loro influenza sia davvero minima.
E crede che Calenda si sia giocato un po' la sua credibilità in questo senso? Credo che Calenda si sia giocato una credibilità che non aveva, perché uno può dire benissimo, io sono questo, sono quello, però poi dopo deve avere un comportamento conseguente. Alla fine, poi dopo Calenda, come alleato esterno o interno, organico o disorganico, sempre a sinistra guarda. E allora la sua credibilità verso il centrodestra è nulla. Senta, se lei oggi si trovasse al posto del socialdemocratico Matteo Renzi, lei che farebbe? Lo farebbe un accordo con Calenda oppure lo costringerebbe sotto il sole di Ferragosto a raccogliere le firme per presentare la sua lista? Ma io credo che Renzi, che forse è il più sincero dei due, il più evidente, credo che voglia fare l'accordo davvero, perché pensa di poter avere un ruolo da giocare. In realtà questo ruolo non ce l'ha, perché i socialdemocratici di una volta il ruolo l'avevano davvero, perché ruppero con la sinistra e si appoggiarono al centrodestra. Saragat poi dopo appoggiò i governi di Acide e Degli Asperi. Quindi fu una vera rottura e una vera conversione. Quella di Renzi Calenda non lo è, e quindi, ma, non ha molta importanza quello che faranno. La Lega è risalita? Ma sembra che i sondaggi lo diano in risalita, gli ultimi sondaggi, sì. Poi la Lega ha sempre avuto più voti di quelli che ha preso nei sondaggi, tradizionalmente. Ah, capito. Quindi Salvini potrebbe insidiare la leadership, la premiership di Giorgia Meloni? Non credo perché alla fine la differenza oggi è abbastanza forte, quindi è difficile, però l'importante è un'altra cosa, che i tre partiti del centrodestra siano d'accordo da sempre, che chi piglia più voti indica il premier. E questa è una cosa saggia e democratica. Dopodiché io mi auguro che la Lega cresca molto perché ritengo che la Lega abbia un potenziale liberale maggiore di quanto non abbia Fratelli d'Italia. E io sono liberale, quindi mi interessa. Credo che generalmente per tutto il centrodestra il punto fondamentale sia uno: queste elezioni le vince chi si appropria del terreno e delle parole liberali. Perché nell'Occidente è ammessa una destra, ma una destra di tipo libertarian. Una destra di tipo hegeliano no. Quindi è un interesse del centrodestra accreditarsi come l'unica vera grande forza liberale del nostro paese. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato quello che pensa di questa rottura che sta animando ancora, diciamo, i commenti del mondo politico tra Calenda e il centro-sinistra e di quello che ci ha detto sulle prospettive della Lega. Ringrazio l'onorevole Giuseppe Basini della Lega. Io Grazie. ringrazio come sempre Radio Radicale. Grazie.